E tutto, chiaramente, il concorso che ruota attorno a questa serata è un omaggio ai Beatles. A 60 anni dal debutto discografico dei Beatles, Castiglion Fibocchi diventa Liverpool per una sera. È stato infatti il polo polifunzionale Ugo Nofri ad ospitare la finale nazionale di Arezzo Way Pepperland a 60 anni dall'uscita di Love Me Do. Ci sono quattro artisti. Qualcuno è singolo, sono stati scelti con una grande fatica in mezzo a tantissimi altri. A contendersi la vittoria quattro finalisti, Maieta è stata la vincitrice. I Beatles per me sono proprio, sono il mio gruppo preferito, sono appassionatissima, quindi per me è veramente un onore essere qui. Across the Universe. Presente alla serata anche Rolando Giambelli, presidente dell'Associazione Beatlesiani d'Italia, che ha premiato il vincitore con due litografie di John Lennon provenienti dal suo museo di Brescia. Quindi vi chiedo davvero di fare un grande applauso a Rolando Giambelli, presidente dei Beatlesiani Italiani Associati. Eccolo qua. Eccomi qua, buonasera a tutti. L'evento è stato organizzato dalla Fondazione Arezzo Wave Italia ed è stato reso possibile grazie al contributo e al sostegno di Camae e del comune di Castiglion Fibocchi. Così, io prima ho ascoltato tante musiche, ho ascoltato musica classica, però quando ho ascoltato i Beatles è stata una rivelazione, è stata una cosa unica, rivoluzionaria, mai sentita prima, e mi sono innamorato immediatamente. If you try, no hell below us, above us only sky.